A tutti, siamo a questo appuntamento di Parma Lens che in questa settimana viene a toccare i comuni, anzi il comune di Sovole e Mezzani, perché adesso ormai il comune è diventato uno solo. Una volta erano due comuni, adesso il comune è uno solo, e quindi Sovole e Mezzani apparirà sulla prossima casacca prepartita che sarà indossata dalle squadre della Parma, dalla squadra del Parma in occasione del prossimo match, maglia pre-gara. Nostro sponsor Cetilar quest'anno ci consente di stringere il rapporto con il territorio, con i vari comuni, dicevo Sovole e Mezzani in questo caso. Parlo di stringere il rapporto perché il rapporto c'è sempre, è un po' come le stringhe delle scarpe, però se poi si slaccia un po' c'è il rischio di inciampare e ci si fa male, no? E quindi abbiamo cercato di stringere, grazie a Cetilar, questo laccio delle nostre scarpe e di essere presenti quanto più possibile sul territorio, perché non bisogna dimenticarsi mai l'importanza della nostra società di calcio, che è la squadra non solo della città ma è anche la squadra della provincia. Sovole poi, ma anche Mezzani, sono vicinissime al capoluogo e quindi un bel vai Mezzani ci sta sempre e poi magari ve lo farò fare, però soprattutto vorrei adesso un bel Forza Parma. Me lo fate? Tipo quello che abbiamo fatto prima nelle prove. Attenzione, 3, 2, 1, avvio via, via! Forza! Bravi, bravi, non c'è male. Tutto questo perché abbiamo dato un po' di entusiasmo anche ai nostri rappresentanti presenti oggi qui al tavolo con me per raccontare le loro storie. Sono anche delle belle storie e saranno più belle ancora se ci sarà anche la vostra curiosità nel farvela raccontare. Abbiamo Marta Sicuri che gioca in casa, perché come voi sapete Marta è appunto figlia di questa terra, e però abbiamo con noi al Parma già da alcune stagioni, ha fatto la sua figura, è stata nostra propria colori anche in nazionale ed è stato un onore anche per noi raccontare la sua storia. Quindi partiamo con lei, un bel applauso. Scavalco Edoardo Corvi per motivi di cavalleria e passo a Bianca Giulia Bardin, o Giulia Bianca Bardin, no. Bianca, partiamo con Bianca, ok. Poi dopo mi raccomando, nella rispondere prendete sempre il microfono in modo tale che vi possano ascoltare. Bianca Giulia Bardin, calciatrice della nostra prima squadra femminile, approdata per la prima volta con noi quest'anno, e vi racconterà non solo la sua storia di calciatrice ma anche la sua storia di studente. Anche perché questo deve essere un po' uno spoiler, visto che mi sembrate tutti quanti abbastanza giovani in età scolare. Quindi un bel applauso per Bianca. E poi abbiamo Edoardo Corvi. Edo, che abbiamo presentato per ultimo, dicevo, per motivi di galanteria, prima spazio alle nostre rappresentanti femminili a questa novità. Sapete che quest'anno il Parma per la prima volta ha una squadra femminile in Serie A, e mentre in Serie B maschile, in Serie B per poco, perché speriamo tutti quanti insomma di tornare laddove il Parma è stato per qualche lustro, diciamo così. Edoardo Corvi, un altro figlio della nostra terra, bravi, applausi. Poi applausone questa cosa, non capisco come mai. Ma forse perché ancora la squadra maschile è forse più famosa della femminile? Eh no, noi della femminile ci metto in mezzo anch'io. Vogliamo un po' di entusiasmo anche per le nostre ragazze, perché questa grande novità della Serie A femminile dobbiamo cercare di viverla un po' tutti quanti, tutti assieme, perché tutti assieme si sale, si fanno sempre le meglio situazioni. Bene, arrivati a questo punto io direi iniziamo a conoscere, no? I nostri ragazzi, avete preferenze? Chi volete far parlare per primo? Qua? Marta? Partiamo con Marta, l'ufficiale? Marta, come si suol dire, te tocca, Marta. Allora Marta, qua, come dicevamo, tu giochi un po' in casa, insomma, siamo Sovole e Mezzani,
ti conoscono tutti quanti, quindi vabbè, passiamo a Bianca. No, scherzo. Allora, io ti ho scoperta, diciamo così, i primi passi che sono stati mossi, come Parma Calcio è stato in un torneo che si chiama il Trincerone, un torneo che si è giocato alla Spezia. Io lì, senza voler naturalmente fare troppe differenze con quelli che erano le altre giocatrici, però è il modo di dire che qui ci siamo, questa ragazza farà strada. E poi dopo, insomma, la nazionale mi ha dato ragione, perché si è andata in under 15, in under 16, forse nella primavera del Parma, primavera 1, quindi massimo campionato primavera, tutto questo anche con qualche stagione di anticipo. Insomma, sei un bel frutto della nostra terra, diciamo così, maturato anche abbastanza in fretta. Raccontaci un po' la tua esperienza e anche la tua mezzanità, dai, raccontaci anche il tuo rapporto con la città. Buonasera a tutti. Allora, come molti sanno, penso che ho avuto questa bellissima fortuna e esperienza di nascere nel mezzani calcio, e nonostante i miei... Nonostante i miei non fossero molto d'accordo, io ho sempre insistito, perché il giocare a calcio era veramente fondamentale per me. Giocavo nel cortile con mio babbo e mio fratello, quindi ho sempre insistito per fare questo sport, finché a 7 anni mi portarono ad allenarmi con il Mezzani, che c'erano i miei compagni di classe. E da lì veramente ho scoperto il mondo del calcio, un mondo fantastico, dove il Mezzani mi ha accolto benissimo, sono stata veramente benissimo con loro, fino all'età di 12 anni, dove purtroppo non potevo più giocare con i maschi, rimpiango ancora questa cosa, perché veramente a me piace tantissimo giocare con i maschi. Infatti a volte faccio sempre delle partitelle con dei miei compagni. E a 12 anni, nel 2019, mi chiamai il Parma e feci appunto il primo torneo alla Spezia, il Trincerone, e mi ricordo un sacco di emozioni, veramente felicità, divertimento, tutto quello che avevo io lo portavo in campo. Quel torneo arrivavamo secondi, perché avevamo perso i rigori. Io avevo fatto, se non sbaglio, 6 gol, ma comunque anche le mie compagne erano bravissime, ero felicissima della mia prima esperienza. Mi ricordavo che quando tornavo a casa in macchina con mio papà, veramente ero felicissima. Infatti mio papà mi disse: calmati Marta, perché sei troppo agitata. E da lì iniziò l'esperienza col Parma Calcio, dove il primo anno mi spostarono subito in under 15, dove feci gli allenamenti e la partita il sabato con Mezzani, e invece domenica giocavo col Parma, e mi sono trovata veramente benissimo. Era il primo anno del Parma, e da lì veramente è scattato tutto. Il Parma mi ha dato l'opportunità di portare avanti questa passione. E una cosa che voglio dire a tutte le ragazze è di crederci sempre, come dice Mezzani, crederci sempre e battersi mai, perché veramente se una cosa... Se una cosa la vuoi fare, hai passione, tutto, devi continuarla a fare. Dove io nel Parma sono stata in under 15, dopo l'altro anno sono stata in under 17 subito, dopo è venuto il Covid, ho fatto qualche partita e l'anno scorso è stata chiamata in nazionale calcio più, qui under 15. Ho fatto il primo raduno, è andato bene così, poi ho fatto il raduno a novembre, dopodiché a marzo ho fatto la mia prima partita in nazionale Italia-Francia. Però purtroppo dopo una settimana e mezza mi sono infortunata e sono stata ferma fino a questo settembre, agosto, dove ho incominciato in primavera 1, campionato, come diceva Mario, di altissima qualità e livello, il campionato top, e dove sto trovando delle
giocatrici sia con me, cioè avversarie molto forti, qualitative e tutto, e mi sto veramente mettendo alla prova e mi sta piacendo veramente tanto. E non vedo l'ora che questa esperienza continui così nei migliori dei modi, continuare a portare avanti il nome del Parma e soprattutto anche del Mezzani, la mia città. Grazie. Scaldi i motori, ma prima sento Bianca, perché dobbiamo passare da una fanciulla all'altra, perché non è che sei molto più anziana, tra virgolette, rispetto a Marta, hai 2-3 anni in più, però appunto fai parte della prima squadra femminile. Tra l'altro sapete che dall'anno scorso, anzi dall'inizio di quest'anno per la precisione, la Serie A femminile è composta da calciatrici. Del calcio, e qui ci sarà, immagino per te, un po' una sorta anche di crisi di coscienza per certi versi, perché tu da bambina hai detto: io voglio fare la calciatrice, però voglio fare anche il dottore, la dottoressa, cosa che quando si è piccoli, no? È un pensiero magari che viene. Tu sei riuscita a coniugare le due situazioni, magari un giorno dovrai fare qualche scelta, non lo so, però al momento stanno convivendo queste due vocazioni in te, no? Cioè stai studiando medicina, una cosa non da poco, e stai facendo la calciatrice professionista della Serie A femminile del Parma. Domanda classica: come riesci a conciliare le due situazioni? Se ci vuoi parlare anche tu delle tue origini, che immagino in parte possono essere similari a quelle raccontate anche da Marta, perché inizialmente, insomma, ai miei tempi si diceva il calcio non è uno sport per signorine, adesso lo sta un po' anche diventando per certi versi, e tutto questo è una bella cosa. Raccontaci tutto di te. Guidami, perché non so se riesco a essere così loquace. Vai tranquillo. Sono nata a Schio, che immagino ti conosciate, però di parlare a voce alta, in provincia di Vicenza, e ho cominciato anche a giocare con i maschi, ho giocato fino ai 14 anni credo con i maschi, e poi sono andata a giocare a Vicenza in Serie B, ho giocato pochi mesi in primavera e poi ho esordito in Serie B, e il calcio femminile chiaramente non era ancora così conosciuto, seguito, anzi molto molto meno, e il primo anno di Serie A, quando sono andata a Verona, infatti ho avuto la fortuna di capitare in una Serie A in cui ancora c'era molto molto più spazio per le giovani, e quindi ho potuto fare un sacco di esperienza nei miei primi 3 anni a Verona. E per quanto riguarda lo studio, invece, sì, è sempre andato di pari passo con le mie scelte calcistiche, nel senso che finché sono rimasta vicino a casa sono riuscita, prima al liceo e poi i primi anni di università, a farli a Verona, e quindi era molto più fattibile, diciamo. E poi ho continuato, sono stata a giocare in Toscana e sono riuscita a continuare a distanza, a studiare, anche un po' grazie alla situazione col coronavirus, ho potuto studiare online, e anche adesso per ora ce la faccio, sono al quarto anno e cerco di frequentare il più possibile, perché sono ancora iscritta a Verona, e nel frattempo gioco a Parma e la mattina mi alleno e il pomeriggio lo dedico all'università. Molto importante anche la famiglia, lo raccontava anche Marta prima, ma anche nel tuo caso so che è una sorta di stimolo a tua mamma, che mi sembra che sia atleta, anche se non di calcio, un grande stimolo tuo nonno, mi sembra di sapere, no? Sì, allora, beh, il nonno diciamo che è più conosciuto normalmente nell'ambiente in cui vivo, in cui gioco, perché era un calciatore, era un portiere, e ha fatto carriera sia come portiere in Serie A, ma è stato anche allenatore, ha allenato Buffon. E mia mamma in realtà è la vera atleta, che ha vinto un sacco di cose, cioè faceva pattinaggio, e sicuramente uno sport completamente diverso, però di solito viene dimenticata. Ma appunto lei faceva pattinaggio, tu fai calcio, c'è stato magari in famiglia qualche momento in cui magari lei preferiva che anche tu indossassi i pattini piuttosto che assolutamente no, ha fatto sempre in modo che io non provassi neanche a pattinare,
anche perché non ero evidentemente portata. E poi no, è sempre stata tranquillissima con la mia scelta di giocare. Va bene, per il momento basta, altrimenti la è una tortura troppo forte. Forza ragazzi, fate un bel applauso. Ciao Edo, è arrivato il tuo momento. Edoardo Corvi, figlio di Parma. Ma anche tu c'avevi un nonno portiere, no? O tu sei il primo portiere in famiglia? No, primo portiere in famiglia. Allora, Marta Sicuri, come dicevo, ho avuto modo di vederla sul campo quando aveva, credo, 12 anni, o 13, insomma, giù lì, a questo torneo del Trincerone, più o meno anche noi ci siamo conosciuti perché avevi quell'età. Credo di averti fatto la prima intervista, secondo me eri appunto un under 13, se non ricordo male. C'era un premio, e c'è tuttora, che si chiama Premio Mallozzi, che viene gentilmente offerto al miglior calciatore della provincia, non del Parma Calcio, non sempre del Parma Calcio, delle volte del Parma Calcio, perché siamo, come dire, una sorta di eccellenza, concedeteci. E però insomma da allora di strada ne hai fatta, adesso stai giocando con una certa regolarità in Serie B, ti sei cavato la tua soddisfazione, hai preso pochissimi gol, forse uno solo se non sbaglio, giusto? E per il resto 3 o 4 clean sheet, perfetto, per il resto 3 o 4 clean sheet che in gergo tecnico insomma, e chiudere la partita senza subire reti. Raccontaci un po' le tue emozioni inaspettate, no? nel trovare spazio quest'anno con grande continuità, uno spazio che ti stai meritando con prestazioni eccellenti, e ricordiamo però quelli che sono stati i primi passi, perché i ragazzi qui magari chissà che non ci sia nel prossimo futuro qualcuno che possa ripercorrere le tue orme. Allora, ciao a tutti, partiamo dall'inizio. Allora, io ho iniziato a giocare a calcio con i miei amici e compagni di classe Ferino, squadra del mio paese. E poi all'età di 10-11 anni mi chiamò il Parma, il primo anno di selezione, i Pulcini. E da lì ho iniziato tutta la trafila nelle giovanili, fino al 2015 quando il Parma fallì. E lì ci fu un momento difficile perché tutti i miei compagni di squadra andarono in altre parti, in altre squadre. Io invece decisi di rimanere qui, di credere nel nuovo progetto che stava crescendo e ripartire dalla Serie T. E per fortuna è andata bene, siamo risaliti in fretta. E niente, dopo ho continuato comunque tutti i miei anni che mi mancavano nelle giovanili fino ad arrivare nel 2019 quando feci la prima panchina in Coppa Italia, e poi nel 2020 feci la prima panchina in Serie A, poi ci fu il Covid e si bloccò tutto e ritornammo a luglio, il campionato ripartì a luglio e lì mi feci male alla spalla, un infortunio che mi sono operato e sono stato fermo 5-6 mesi fino a gennaio, e lì insieme alla società, insieme alla mia famiglia e tutto, decidemmo che sarebbe stato opportuno fare esperienza tra i grandi, sono andato in prestito in Serie C e per un anno e mezzo, e quest'anno a luglio sono tornato a casa, diciamo, a Parma. E ho iniziato un percorso di crescita con ovviamente una leggenda che è Gigi Buffon e con un portiere molto esperto del campionato e come reputo io moderno e molto forte, Cici Zola. E grazie a loro sono potuto crescere, ho continuato a lavorare con i loro consigli e fino a che non è arrivato il momento dell'esordio, quando loro sfortunatamente
si sono fatti male e è toccato a me. E quasi inaspettato, è stato un sogno giocare per la squadra della mia città, che è stata un'emozione incredibile, che è difficile anche da raccontare, però niente, è stata una grande emozione. Bene, un bel applauso per Edoardo. Durante questa introduzione abbiamo così cercato di presentarvi, no, i nostri tre ragazzi, però adesso vorrei insomma che foste protagonisti anche voi, quindi se avete qualche curiosità mi piacerebbe veniste qui al microfono a fare qualche domanda ai nostri ragazzi. Prima qualcuno appunto chiedeva: ma conoscete Buffon? Insomma sì, quindi tu hai già risposto a questa curiosità, però immagino che i nostri ragazzi abbiano ulteriori domande da farvi. Ragazzi e ragazze, ricordo che sono presenti Marta Sicuri da Mezzani, Bianca Giulia Bardin, i nostri rappresentanti dell'espressione femminile del Parmacalcio, Edoardo Corpi, portiere della prima squadra maschile sempre del Parmacalcio. Domande? Vieni giovane, tu con il cappello giallo, avvicinati, vieni qua di fianco. C'è una ragazza che sei qua da vedere. Scusate, non è che ci sia tantissimo, nonostante tutto, che ne vieni su. Perfetto, avvicinati. Guarda il pubblico, vieni più vicina, vieni. Perfetto, guarda il pubblico. Domanda. Io non voglio fare una domanda. Ah, ok, passavi di qua per caso. La domanda su Corvi, no, ho una considerazione. Una cosa su Corvi. Andiamo con questa cosa. È il terzo portiere del Parma in Serie A. In teoria dovrebbe essere così. In Serie B, non in Serie A per il momento, ma comunque ci stiamo arrivando, piano pianino. Però esatto, è il terzo portiere, che però adesso è diventato primo, perché sta giocando lui e sta meritando. Sei portiere anche te? Giochi a calcio? Sì. Giochi a calcio? Vieni a vedere il Parma femminile qualche volta? Sì, no. Ti diamo questa opportunità, te la diamo noi questa opportunità. Stai qua con me. Questa opportunità te la diamo noi, così come questa opportunità ve la diamo a tutti voi, facciamo differenze, potete venire, userei anche dovete venire, comunque potete venire, dovete venire, alle prossime due partite del Parma, questo weekend è un weekend lungo, impegnativo, abbiamo Parma-Modena di Serie B, e siete tutti quanti invitati e potete venire, come si suol dire, gratis, no? Venite ospiti del Parma e poi dopo lascerete tutti i vostri nominativi e quant'altro, e lo stesso dicasi per la partita femminile, perché abbiamo una partita importantissima che ci aspetta, vero Bianca? Abbiamo Parma-Inter e vogliamo il vostro tifo, quindi non soltanto qua ma anche là. Quindi ci vieni a vedere, lo dici ai tuoi genitori? Perfetto. Vuoi dire qualcos'altro a Edo? Vuoi chiedere qualcosa a Bianca? Conosci Marta? Sì. Ah. Fino a me. Ho capito. Alla fine di via Matteo 8. Questo per la privacy, 12 anni. Giusto. Perfetto. Senti, dimmi un po', tu dici che giochi anche a calcio, che ruolo fai? Sei un attaccante come lei? Lei è attaccante. Io gioco un po' dappertutto, dipende contro chi siamo. Ah, ho capito, ma anche tu giochi con i maschietti? Sì. Vale, vale, questa è... Anche la femmina in squadra. Sì? Sono presenti qua? Quella là in piedi, con quella avanti in piedi, quella vicino a lei e quella con la maglietta del qua. E ti hanno mandato in avanti scoperta, loro che sono venute qua, non hanno avuto il tuo coraggio di avvicinarsi. C'è una scoperta. Da qualche parte ci sarà pure. E dicevo,
sei venuti in avanscoperta, se vogliamo far venire qua anche loro, vuoi chiamarli? Chiamiamo rinforzi. Venite Viola, Giulia e Aurora. Oh là, un bel applauso. Perfetto. Oh là, venite qua a favore di telecamera, mettetevi davanti a me, nascondetevi qua davanti, perfetto. Bene, avete domande? Perché ci vuole qualche curiosità per loro, no? Cioè, vi accontentate di quello che volte ho chiesto io, cioè non avete curiosità, avete qui corvi, avete qui bianca, avete qua mamma, ce l'avete sempre, no? Avete anche lei. Comunque complimenti, una bella maglia un po' storica, però complimenti perché la maglia crociata è sempre un bel idea. Grazie mille allora, grazie della collaborazione. Sì sì, potete ritornare, vi voglio. Grazie Giovane per la collaborazione, grazie per le domande, per il contributo, un bel applauso, anche perché hanno aiutato a rompere un po' il ghiaccio, no? Se non volete che vi faccia ulteriormente io domande pesantissime, cioè venite poi qua, ecco qua un ragazzo che alza la mano, tu, bravo, esatto, vieni qua. Conner, quindi sono attaccante alla fine. Tu sei? Cristian. Grande Cristian, cosa fai da queste parti? Ti vuoi intervistare? L'idolo calcistico? Qual è il giocatore che preferivo? A chi lo chiedi? A tutti? Ok, da chi partiamo? Mata? Corvi? 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 Ma qui stanno domandando qual è il tuo idolo calcistico?